Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Che il Signore Gesù sia con tutti voi. E con tutto. Signore, ti preghiamo, manda il tuo Santo Spirito, che la tua parola diventi viva e efficace, come dice San Paolo, più affilata di una spada a doppio taglio, per penetrare profondamente nella nostra vita ed operare tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Per Cristo nostro Signore. Allora, noi siamo arrivati la volta scorsa a commentare la lotta di Dio con l'uomo, quella che ha avuto questo anticipo nel guado di Giobbe, dove Giacobbe di notte incontra un personaggio misterioso e combatte con lui. La storia finisce con la vittoria e di Dio e dell'uomo. Giacobbe viene benedetto da quell'uomo misterioso che lui sapeva benissimo essere un rappresentante di Dio, e nella benedizione Giacobbe viene chiamato con un nome nuovo, Israele, cioè forte in Dio, non più forte in te stesso, perché aveva sperimentato la sconfitta del suo io attraverso l'azzoppamento da parte di quest'uomo che colpì Giacobbe nel bosciatico, ma forte in Dio perché da allora in poi Giacobbe avrebbe imparato ad appoggiarsi a Dio invece che alle sue forze. Abbiamo dato 3 domande la volta scorsa, non so se avete risposto, ce l'avete? La prima diceva così: la chiamata di Dio corrisponde al merito della persona chiamata? Facendo l'excursus della vita di Giacobbe, abbiamo visto che Giacobbe era un gran bimbaccione, ha rubato la progenitura a suo fratello con un piatto di lenticchie, gli ha rubato la benedizione finale del padre su sollecitazione della madre, con una serie di trucchi che hanno ingannato Isacco ormai cieco, per cui Esaù si è arrabbiato a morte contro il fratello Giacobbe, lo voleva uccidere. E quindi, dal punto di vista umano, anche in tante altre occasioni, Giacobbe non è stato nella sua vita un granché, uno stinco di santo. Quindi il volere di Dio non passa attraverso i meriti della persona. Lui c'ha un progetto le cui dimensioni ci sfuggono, sono a noi incomprensibili e invece sono importanti ed efficaci. Dio ha scelto Giacobbe, non ha scelto Esaù, gli serviva questa persona perché la storia della sua salvezza da compiere verso tutta l'umanità potesse avere un'altra tappa importante. E la seconda domanda era: attualmente stai combattendo con Dio? Io vorrei vedere se siete qui uno che non ha combattuto con Dio e che non sta in stato di combattimento con Dio, perché altrimenti saremo perfetti, santi, come la Madonna, con il nostro sì a Dio totale, senza riserve. Siamo tutti quanti combattendo con Dio, perché il nostro io orgoglioso, superbo, non si rassegna, e vogliamo portare Dio alle nostre esigenze, piegarlo al nostro volere, e Dio non si fa piegare, ci sconfigge in ciò che noi ci teniamo di più, ci azzoppa, e una volta che siamo azzoppati nel nostro io umano e orgoglioso e sconfitti, allora diventiamo forti in Dio, perché impariamo anche noi ad appoggiarci in Lui. Noi tutti siamo chiamati a diventare Israele, forti in Dio, tutti forti in Dio. Pietro, quando ha imparato a appoggiarsi a Gesù Cristo, ha fatto una marea di miracoli nel suo nome, ha convertito migliaia e migliaia di persone nel suo nome, si è dato sulla croce nel suo nome, è andato un grande santo nel suo nome, forte in Dio. Quando ha fatto le cose per se stesso è rimasto sempre sconfitto. Per cui, dice, a che livello siamo nel nostro cammino di fede? Siamo già stati azzoppati da Dio, abbiamo già imparato ad appoggiarci a Lui e siamo diventati Israele, oppure ci manca? E questo, ognuno c'ha la sua storia personale nel suo cammino di fede. Speriamo che presto tu
tutti diventiamo forti in Dio. Benissimo, questo è il capitolo 32 del libro della Genesi. Adesso andiamo avanti. Abbiamo visto che Giacobbe ed Esaù si incontrano. Giacobbe ha usato la tecnica di dare diversi regali prima di incontrare faccia a faccia il fratello. Fanno una pace meravigliosa e immensa, e Esaù non uccide più Giacobbe come va giurato di fare. Capitolo 34, continuiamo avanti questa storia. Quindi cominciano i figli di Giacobbe ad avere la loro parte. I figli di Giacobbe, per esempio, versetto 25 del capitolo 34, i figli Simeone e Levi, i fratelli di Dina, che cosa fecero? Siccome la sorella era stata violentata da Sichem, che era figlio di Camor eveo, loro insomma cercano padre e figlio Cam e Camor e Sichem di far pace con Giacobbe e la sua tribù. E invece, quando la pace sembrava fatta, che cosa successe? Che dopo una festa, il terzo giorno, che addirittura Sichem e Camor avevano accettato che tutti gli uomini si circoncidessero, quindi accettando questa abitudine degli ebrei pur di poter vivere in pace con loro, i figli di Giacobbe, Simeone e Levi vanno con la spada e uccisero tutti i maschi che incontravano nel loro cammino. Quindi fanno una vendetta tremenda per la violenza usata sulla sorella Dina da Sichem, e il padre Giacobbe si arrabbia con questi figli, perché questo è un vero atto di guerra che a una tribù che non era tanto numerosa avrebbe portato a distruzione totale, in quanto che gli ebrei erano molto più numerosi della tribù di Giacobbe. Quindi i figli, questo è importante per capire la storia della salvezza, Simeone e Levi erano tra i primi figli nati a Giacobbe, erano nati quando lui era lontano da Dio e non lo conosceva e non era diventato come al guado di Abboc forte in Dio, era ancora forte in se stesso, per cui questi figli non sono stati educati nel demogine cristianesimo, non hanno fatto il catechismo, sono nati in una maniera rozza, in una maniera guerresca, in una maniera di vendetta. E la vendetta, avete visto, loro potevano per vendetta violentare la sorella o una delle sorelle di Sichem, dando occhio per occhio e dente per dente. Loro invece per vendetta hanno ammazzato non si sa quanti uomini, compresi padre e figlio Sichem e Camor, del popolo eveo. Quindi una vendetta alla figlio di Caino, Lamech, 70 volte 7, in negativo, la vendetta tremenda. Vedete che generare figli lontani da Dio, quando il padre e le madri sono lontani da Dio, educarli in una maniera lontana da Dio significa far venire su dei figli violenti, cattivi, e questi erano i figli di Giacobbe. Vedremo perché questo è importante in futuro. Ecco, poi cammino continua, capitolo 35, Dio appare un'altra volta a Giacobbe durante il suo ritorno a Paddan Aram e benedisse Giacobbe dicendogli così: il tuo nome è Giacobbe, ma non ti chiamerai più Giacobbe, Israele sarà il tuo nome. Ancora Dio ribadisce questa grande realtà e poi dice: io sono Dio onnipotente, sii fecondo e diventa numeroso. Deriveranno da te una nazione e un insieme di nazioni, e re usciranno dai tuoi fianchi. Darò a te la terra che ho concesso ad Abramo e a Isacco, e dopo di te la darò alla tua stirpe.
vede la storia della salvezza che va di generazione in generazione, la benedizione di Dio che passa da padre in figlio, ma non perché trasmette per semplice via ereditaria, ma perché Dio la rinnova di generazione in generazione. Quindi Giacobbe, se camminerà sulle vie di Dio, potrà godere di questa benedizione; se lui si allontanerà da Dio, la perderà. Versetto 21 del capitolo 35, viene fatto un resoconto dei figli di Giacobbe. Vi ricordate, l'abbiamo letto quando abbiamo visto la gara tra le due mogli, le due sorelle Rachele e Lia. Giacobbe ebbe, versetto 23, da Lia, la sorella più grande, ebbe Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone e Levi, quelli che hanno ammazzato Camor e Sichem e i loro uomini, Giuda, Issacar, Zabulon, poi Rachele ha avuto come figli Giuseppe e Beniamino, i due ultimi figli. Bila era la schiava di Rachele, ha dato a Giacobbe Dan e Neftali. Zilpa, la schiava di Lia, ha dato a Giacobbe Gad e Aser. Ed in tutto, quindi, i figli di Giacobbe furono 12. Perché questi figli sono così importanti? Perché da ognuno di questi figli è nata una delle 12 tribù del popolo di Israele, quindi 12 sarà il numero che nella storia della salvezza designa il popolo di Dio. Allora andiamo al capitolo 37, che è quello che ci interessa, lo leggiamo, e qui guardiamo la storia della salvezza. Capitolo 37. Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. Questa è la discendente di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia. Quanto è vero questo! Giacobbe aveva fatto a Giuseppe una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ecco l'invidia che si trasmette nei confronti di un preferito, ma non preferito a discapito degli altri, preferito nella tenerezza, perché era il bambino, gli altri erano più grandi, il piccolino. Beh, così la invidia dei fratelli nei confronti della tenerezza che Giacobbe esercita verso di Giuseppe, anche qui si trasforma in volontà di uccidere. Quindi l'invidia è un peccatuccio così o è un peccato grave? L'invidia è uno dei 7 vizi capitali, le categorie più brutte, più pesanti, più tremende dei peccati. Essere invidioso di un altro è grave, gravissimo. Subire invidia da parte di una persona, sia a livello spirituale, ha grosse influenze, sia a livello fisico, perché avete visto che qua le invidie vanno tutte a confluire con omicidi. Che cosa succede? Giuseppe, versetto 5, fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, i quali lo odiarono ancora di più. Disse dunque loro: ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò dritto, e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio. Gli dissero i suoi fratelli: vuoi forse regnare su di noi, o ci vuoi dominare? Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me. Narrò dunque al padre e ai fratelli,
Allora il padre dice: il sole dovrei essere io, la luna significherebbe mia moglie, gli 11 fratelli sono tutti meno di te, tu sei il 12°. Dice: allora tutti ci postiamo davanti a te. Il padre lo rimprovera: ma che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli però divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé ogni cosa. Guardate quindi che cosa si manifesta nella vita di questo ragazzino: i sogni. Questi sogni che Giuseppe si ricorda alla perfezione sono sogni profetici. Non sono i sogni normali che quando uno va a dormire il cervello si riposa rielaborando i tanti dati avuti nella giornata, fa tutto un lavoro il cervello di cui non siamo neanche coscienti, perché avviene nella fase incosciente del sonno, per il quale se uno dorme bene poi con questi sogni si riposa il cervello, si risveglia con la mente fresca e può affrontare un'altra giornata. Sono sogni nei quali invece c'è la mano di Dio, e sono sogni che avvengono nella persona non in maniera esplicita, ma attraverso dei segni che devono essere interpretati. Qui i primi due sogni sono molto semplici da essere interpretati: i covoni 11 che si inginocchiano davanti a un altro covone che invece sta dritto, e quello sarebbe lui, e gli 11 antifratelli, quello del sole e della luna con 11 stelle, ancora abbastanza chiaro, però vedete, lui non ha visto il papà, la mamma, i fratelli, ha visto il sole e la luna e ha visto 11 stelle. Quindi, di norma, il sogno, proprio quello che viene da Dio, avviene attraverso delle immagini, dei simboli che devono essere interpretati. E l'interpretazione non può essere casuale, arbitraria, a seconda della fantasia dell'uomo. Deve essere quella giusta, autentica. Quindi chi interpreta il sogno deve avere il carisma da Dio di possedere la chiave di lettura di quel sogno. E allora lo può spiegare bene. Qui siamo nella fase iniziale. Giuseppe riceve questi sogni, ma non sa cosa questi sogni significano. Quindi lui ha il carisma del sogno, ma il secondo carisma necessario per poter far sì che questi sogni fossero profetici, cioè il carisma della interpretazione dei sogni, lui ancora non ce l'ha. I fratelli però hanno capito lo stesso, perché sono sogni semplici da interpretare. Altri sogni, vedremo, saranno molto più complicati da interpretare. Il risultato di questi sogni nel già odiato fratello Giuseppe qual è? Quello di accrescere ancora di più l'invidia e l'odio, perché i fratelli non stanno a pensare se questi sogni vengono veramente da Dio o no, che cosa significano, quando si realizzeranno, perché bisognerà fare così. Loro lo prendono come una sua fantasia, anzi un suo desiderio subconscio di diventare il capo di tutti quanti. Come tu ci vuoi dominare? Non lo permetteremo mai questo. T'ammazziamo, ma non ti permetteremo di dominare tutti quanti noi. Quindi il messaggio di questi sogni viene interpretato sì nella verità, ma in maniera cattiva. Sarebbe a dire: lo spirito del male dà ai fratelli la chiave di lettura di questi sogni, non perché loro ne fossero edificati imparando il messaggio che Dio in questi sogni aveva messo per loro, ma interpretandolo nella maniera che dovevano servire per far accrescere ancora di più l'odio e l'invidia dei fratelli nei suoi confronti per ucciderlo. Quindi, ancora una volta, un dono di Dio fatto a persone di Dio
disposti ad accoglierlo, fa bene, edifica, fa crescere spiritualmente. Un dono di Dio fatto a persone che invece di Dio non vogliono manco sentirne parlare funziona all'incontrario, perché il demonio lo usa per spingere ancora di più lontano da Dio le persone che gli obbediscono. Ci siamo? Quindi al carismatico, qui ancora in erba ripeto che sono i primi due sogni, si apre una via facile o difficile per esercitare il suo carisma nel mondo? Facile e difficile insieme. Alcune persone ne saranno grandemente beneficate, altre persone li faranno pagare cara l'uso e l'esercizio dei carismi ricevuti. Infatti, che cosa succede? Guardate, ripeto, tutto questo che avviene da qui in poi avviene per il carisma dei sogni. E ripeto, per carisma si intende dei sogni, realmente tali sono sogni, ma ispirati da Dio, che non sono sogni fatti dal proprio cervello, non sono sogni che vengono da spirito del male, cioè incubi, sono sogni profetici che parlano attraverso dei messaggi per dire quello che sarebbe accaduto in futuro. Un carisma, un dono dello Spirito Santo. Allora, i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe, Israele significa Giacobbe, sai che i tuoi fratelli sono a pascola a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Gli rispose, eccomi. Gli disse, va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. Lo fece dunque partire dalla valle di Hebron ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo che gli domandò, che cosa cerchi? Rispose, sono in cerca dei miei fratelli, indicami dove si trovano a pascolare. Quell'uomo disse, hanno tolto le tende di qui, li ho sentiti dire, andiamo a Dotan. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro, eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo, una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e volendo salvare Giuseppe dai romani, disse, non togliamogli la vita. Poi disse loro, non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dai romani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che gli indossava, lo afferrarono, lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco alzarono gli occhi, videro arrivare una carovana di ismailiti provenienti da Galad con i cammelli carichi di resina, di balsamo e di laudano che andavano a portare in Egitto. Erano commercianti. Su, vendiamo agli ismailiti la nostra... Scusate. Allora Giuda disse ai fratelli, che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismailiti e la nostra mano non sia contro di lui, perché il nostro fratello è nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono lì alcuni mercanti madianiti e si tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli di argento vendettero Giuseppe agli ismailiti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Quando Ruben tornò dalla cisterna, ecco Giuseppe non c'era più. Allora gli tracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse, il ragazzo non c'è più, ed io dove andrò? Perché lui, essendo il primogenito, è responsabile del più piccolo. Allora preso la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole.
Abbiamo trovato questa, per favore verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Mamma che cattiveria, fecero vedere questa tunica insanguinata per far credere al padre che il figlio era stato ammazzato, magari sbranato qualche belva. E così al padre che succedeva. Giacobbe la riconobbe e disse: è la tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe si lasciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: no, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi. E il padre suo lo pianse. Intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie. Ecco, allora vedete che la prima parte della storia di Giuseppe è una storia totalmente negativa. Quindi già per il fatto di essere preferito dal padre perché è piccolino, successe questa invidia nei suoi confronti. Questa invidia cresce fino al desiderio di farlo uccidere, scatenata dai sogni carismatici di Giuseppe. Guardate questa cosa: i 10 figli, Giuseppe è l'11esimo, poi c'è Beniamino. I 10 figli prima di Giuseppe, da Ruben in poi, sono i figli nati ed educati da Giuseppe quando era lontano da Dio. Giuseppe invece viene educato da un padre convertito, spezzato nel suo orgoglio, nella sua superbia, è diventato forte in Dio, Israele. Riceve un'educazione molto diversa dagli altri. Quanto è importante crescere i figli nella fede da non crescere i figli nella fede. Quando non si crescono i figli nella fede, si crescono con altri criteri che producono i figli non cristiani, violenti, assassini, che vivono secondo le regole di questo mondo. Un figlio cresciuto nella fede è un figlio pronto per ricevere un carisma da Dio. Dio non poteva dare il carisma dei sogni né a Ruben, né a Giuda, né a Simeone, né a nessun altro dei fratelli, perché erano cattivi. Giuseppe no, era buono. Allora vedete quanto è importante che i figli fin da piccoli siano cresciuti nella fede, educati dai genitori cristiani. Se non avviene questo, succedono in casa delle grandi lotte. Questo non significa ovviamente che se uno educa il figlio nel modo più cristiano che esiste, il figlio automaticamente diventi un santo. Noi abbiamo l'esempio di Giuda all'interno del gruppo dei 12, che ha avuto come insegnante Gesù Cristo, eppure è diventato il traditore più famoso della storia. Quindi anche un perfetto insegnamento non è automaticamente segno di buona riuscita, però in genere avviene così. Quindi, tolte le dovute eccezioni, l'insegnamento cristiano produce figli santi, l'insegnamento non cristiano produce figli del mondo, figli violenti. Allora c'è differenza tra i figli della carne e i figli dello spirito, tra i figli nati quando uno è lontano da Dio con i figli nati quando uno è vicino a Dio. Spezzato nel proprio io, Giacobbe ha generato Giuseppe e poi Beniamino. Allora, quando uno nasce nell'amore, ben accetto, affogato di affetti e di attenzioni, ecco che si crea nella persona il terreno giusto perché ci possa mettere un carisma. Se vi ricordate, San Paolo nella lettera ai Corinti dice che a ciascuno di noi è dato un dono per l'edificazione comune.
un dono per costruire la comunità, la Chiesa, non un dono per costruire se stesso. La fede serve a noi, la speranza serve a noi, l'amore serve a noi, la fortezza serve a noi. Invece il carisma delle guarigioni serve agli altri, il carisma di liberazione serve a chi è posseduto, il carisma profezia serve alle persone perché si sono state andare a Dio. Allora ci sono dei carismi che costruiscono l'io della persona, ci sono dei carismi che costruiscono per natura la comunità cristiana. Giuseppe ha ricevuto un carisma che non serviva per edificare lui, serviva per edificare la comunità cristiana, il carisma dei sogni. Questo carisma è un carisma particolare perché deve essere di tutto ricevuto, nessuno se lo può inventare da solo. Se qui ci fosse Freud che va a leggere con i criteri dell'inconscio i sogni come rivelatori di quello che sta dentro la parte inconscia dell'uomo, facciamo un buco nell'acqua infinita. Se andiamo a leggere i sogni con la criteria della magia, per cui ogni sogno significa una cosa semplicemente perché uno l'ha sognato, se sogni il cavallo bianco ti porta male, se sogni quello, altro grandissimo buco dell'acqua. Dio dà questi sogni con significati particolari, in occasioni particolari, per delle motivazioni particolari che devono avvenire. Perché questi covoni che si inchinano a un covone che stava in mezzo in piedi? Perché il sole, la luna e 11 stelle che si chinano faccia a terra di fronte a una stella? C'è un significato, c'è un'annuncio futuro. Qual è? Nessuno lo sa. Come si svolgerà, quando avverrà, nessuno lo sa. Però Dio lo annuncia con una profezia. Questo è il valore della profezia. Il difficile della profezia, allora, è proprio identificarla storicamente. Quando si realizza? In che occasione? Con quali persone? Tutte le profezie fatte per Gesù Cristo hanno questo scopo di dire prima, per esempio, le bellissime profezie dei canti del servo di Yahweh in Isaia. Parlano di questo servo di Dio sofferente, ingiustamente perseguitato, che poi all'improvviso cambia la vita e diventa un grande, vivrà per l'eternità. È fatto molto bene il film Gesù di Zeffirelli, che quando Gesù viene appeso in croce fa vedere Giuseppe d'Arimatea che, guardandolo e guardando come Gesù si comportava sulla croce, gli viene in mente il quarto canto del servo di Yahweh, gli si è maltrattato e gli si lasciò umiliare, porse l'altra guancia, tutte quelle cose, quelle sofferenze descritte nel quarto canto del servo di Yahweh, e lui le vide applicate nella persona che aveva sotto gli occhi. Allora dice: ecco, questa persona è quella profetizzata 500 anni prima per bocca dei profeti Isaia dallo Spirito Santo. È lui l'inviato di Dio per noi. Quando il piccolo Giuseppe annuncia il covone in piedi con i covoni che si inchinano, il sole, la luna e 11 stelle che si inchinano di fronte a questa stella, indica una cosa che si è venuta a realizzare. Quando, come, stava nei fratelli, stava nel padre, stava nel futuro di questa famiglia, scoprire la modalità, il tempo, la situazione nella quale questo si sarebbe dovuto realizzare. Quindi era stupido arrabbiarsi cercando di uccidere questo ragazzino perché questi sogni non si verificassero. C'era Dio dietro questi sogni. Qualcuno di noi si poteva mettere a combattere contro di Dio? Ci hanno provato, non ce l'hanno fatta. Allora, che cosa è successo? Che l'avere ricevuto un carisma da parte del Signore su un ragazzino totalmente ingenuo, non esperto su queste cose, non abituato ad avere rapporto nel mondo con persone
buone o cattive, lui dice semplicemente quello che ha visto, lo dice innocentemente, non ci mette il suo, guarda adesso io me la godo perché voi sarete tutti i miei schiavi, non ci mette del suo per caricare questi sogni e far pesare la loro situazione sui fratelli. Il semplice fatto di aver fatto questi due sogni scatena la già presente invidia nei confronti di Giuseppe da parte dei fratelli, i quali decidono di ucciderlo. Allora, se non avesse avuto questi sogni, la vita di Giuseppe sarebbe stata più facile, umanamente parlando, ma il progetto di Dio non sarebbe andato davanti. Per cui Giuseppe doveva passare attraverso questa porta stretta e vedere faccia a faccia la morte in più occasioni, passargli vicino a pochi millimetri, perché il progetto di Dio si potesse realizzare su di lui, nella sua vita e in quella della sua famiglia. Questa è la storia della salvezza che va avanti nel tempo. Allora, per questo brano che vi prego di leggere e di approfondire, le domande sono queste. Quale carisma aveva ricevuto da Dio Giuseppe? Descrivilo. Voglio capire bene qual è il carisma. Io ho cercato di mettere in evidenza alcune cose. Descrivilo. Se uno ha capito bene il carisma dato di Giuseppe, può fare anche questo discernimento per se stesso. Quale carisma ricevuto da Dio? Non Giuseppe, ciascuno di noi. Seconda domanda. Ricevere un carisma da Dio significa avere durante la vita terrena successi, ricchezza, riconoscimenti o il perfetto contrario? Questo è tanto vero che per verificare se uno è un autentico o falso carismatico, proprio dal successo o dall'insuccesso, dalla ricchezza o dalla povertà di quella persona, si possono vedere se i suoi carismi sono autentici o no. Terza domanda. Giuseppe, figlio di Giacobbe, si ribella contro di Dio per le sofferenze che il suo carisma gli provoca, oppure no? Come reagisce lui alla situazione nella quale il carisma di Dio l'ha cacciato? Il carisma di Dio lo mette in una prova. Giuseppe che cosa fa? Come reagisce? Giuseppe perde il suo carisma per avere rischiato la vita dopo aver avuto i sogni? Bene, allora queste sono le domande. Fogli, prego, distribuiteli, quelli che avanzano li mettiamo lì per le persone. A quelli che sono in ascolto vi faccio tre domande, così magari le scrivete. Prima domanda: quale carisma aveva ricevuto Giuseppe da Dio? Descrivilo. In base a questo carisma, quale carisma hai ricevuto te da Dio? Seconda domanda: ricevere un carisma da Dio significa avere durante la vita terrena successi, ricchezza, riconoscimenti o il contrario? Quindi che cosa attende in questo mondo un carismatico? Terza domanda: Giuseppe, figlio di Giacobbe, si ribella contro di Dio per le sofferenze che il suo carisma gli ha provocato, oppure no? Giuseppe, durante la prova causatagli dal suo carisma, lo perde, lo rifiuta, se distacca o no? Bene, allora coraggio, meditiamo questa parola profonda, vera. E il fatto che Dio abbia dato a ciascuno un carisma è così importante che il livello di vita cristiana, la qualità di vita della Chiesa, la capacità di intervenire sul mondo lontano da Dio
dipende proprio dall'esercizio dei carismi che il Signore ha affidato a ciascuno. Ti preghiamo, Signore Gesù Cristo, benedici tutti coloro che hanno ascoltato questa parola, fa che nessuno perda ciò che tu hai messo nei loro cuori e che ciascuno, come Giuseppe, sappia valorizzare il proprio carisma e viverlo, facendogli portare frutto, quel frutto che tu attendi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.